Clic, ben ritrovati, miei cari vintori, dell'Uisona Bar Calcio. Facciamo il punto della situazione. In questo video voglio soffermarmi, anzitutto, no, su quelle che sono le voci, i rumors che sono attorno a Joshua Zirkzee Perché se ieri, no, fino a ieri, sembrava essere prossimo a sposare la causa rossonera, ora. Allora... Ora sembra che possa esserci un ribaltone completo e addirittura finire alla Juventus e dunque così tornare da Tiago Motta, che in queste ore, se non è stato comunicato oggi, non l'ho saputo, non ho guardato, ma comunque se non è oggi sarà domani, sarà o dopodomani al massimo, sarà ufficializzato come nuovo allenatore della Juve, segno che evidentemente qualche cosa di vero a questo punto ci doveva essere, almeno, a meno che non si fosse qualche d'uno, più di uno Nostradamus, ma detto questo, poi voglio anche un attimo soffermarmi sull'aspetto eventuale del sostituto di Zirkzee, no? dove sembra che Pavlidis eh, possa essere pista ormai complicata perché c'è il Benfica e la quotazione della Z Alkmaar para addirittura ad arrivare a 25 milioni. Si parlava dunque di John Duran, ma anche lui sembra essere vicino a sposare la causa londinese del Chelsea, per cui anche comunque per John Duran la quotazione è sopra. Ai 20-25 milioni appunto sembra vicino al Chelsea. Adesso in queste ore allora si rincorre una nuova voce, no? Questo Dallinga che è la punta del Tolosa eh, squadra francese che quest'anno in Ligue 1 ha fatto qualcosa intorno ai 15 gol segnati. Però io allora voglio aprire un attimo una parentesi. Adesso ho detto dei nomi, ma i nomi servono un attimo per far capire quello che è il mio pensiero. Attenzione! Dunque, ma voglio fare la premessa delle premesse. C'è chi dice, Luisona sei cupo. Luisona mi fai venire la, depres la depressione a sentir parlare no? le manovre del Bologna. Un po' di felicità, un po' di ottimismo, eh, fiducia, certo. Ma io, ma, anche qua, ragazzi, tutte queste cose qui. Io allora, perché siamo qua? Siamo qua perché io sono, come voi, un tifoso che un bel giorno si è svegliato e ha avuto l'idea di condividere i propri pensieri. Con voi, ok? L'idea che, che l'hanno avuta tanti, non sono stato il primo, non sarà l'ultimo, di poi sono spuntati come funghi. Ma io ho avuto l'idea di voler condividere con voi quelli che sono, appunto, i miei credori nei confronti, soprattutto del Bologna Football Club. Poi, delle volte possiamo anche allargarci a parlare di qualcos'altro che però ci appassioni. Io qua sopra a questo canale parlo di quello che mi appassiona. E dunque io parlo secondo il mio sentimento. Non è che ho da dover tenere una filosofia che è la filosofia che il canale vuole che io tenga, perché devo in un qualche modo far sentire. È la piazza felice, entusiasta e dunque è come se io fossi a busta paga di qualche duno. Io non sono a busta paga di nessuno. Tra l'altro, per guardare me lo si fa totalmente gratis. Non ho mai attivato gli abbonamenti, non chiedo mai soldi, non faccio mai marchette, non faccio collaborazioni per cui, appunto, uno può pensare lo fai per il vile denaro. No, io non faccio collaborazioni, non ho social, non ho Facebook, non ho niente. Io apro la mia telecamera quando ne ho voglia e faccio i miei video. E se mi permettete, visto e considerato che non chiedo niente a nessuno, io parlo di quello che appassiona me. Poi spero ovviamente, visto che il mio argomento è Bologna Football Club, possa appassionare anche voi ad ascoltarmi e spero di farlo in una maniera comunque passionevole per cui appunto può essere felice passare con me una decina di minuti. Se ciò non lo trovate opportuno fare, siete liberissimi di chiudere adesso stesso. Il video e di andare altrove Poi c'è qualcuno che ha bisogno di farmelo sapere Benissimo, a me non sposta niente Io vado avanti per la mia strada Così come voi potete andare per la vostra Detto questo, dunque Voglio parlare, no, di Zirgze Dell'eventuale sostituto di Zirgze eh, Dov'è che voglio arrivare? Un po' l'avevo già, già detto ieri Attenzione perché eh, Questo è un mercato Un mercato che non deve essere Similare, secondo me, a quello Degli scorsi anni Qui si deve fare qualcosa di più, qualcosa di più perché veniamo da una stagione dove si è fatto di più e quella stagione dove si è fatto di più è una stagione che la stavamo cercando da anni e anzi qualche uno di noi si chiedeva se mai sarebbe arrivata e è arrivata. E allora io dico non buttiamola alle ortiche perché se buttiamo alle ortiche questa stagione dove saremo in Champions League, dove abbiamo ottenuto l'Europa, questa deve essere la stagione che ci deve dare il là prossimo per ottenere l'Europa anche nei prossimi anni e ora siamo in una condizione agevolata rispetto a quello che non si era due stagioni fa o anche la stagione scorsa quando il Bologna non aveva eh, non aveva la, 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 la diciamo laurea di squadra che potesse giocarsi l'Europa e allora molti giocatori non vengono perché hanno la scusante, eh ma non fai l'Europa io do precedenza a chi l'Europa me la possa garantire, adesso il Bologna può garantire l'Europa, non solo, può garantire la massima Europa, la Champions League e allora per me non vale più il discorso che sembra possa essere, eh, ma noi faremo un mercato di attesa, il mercato non dipende dal Bologna, il mercato dipende anche da altre verità, perché se c'è il Chelsea che si muove sul nostro giocatore, il giocatore sceglie il Celsi, se c'è il Benfica che si muove su un giocatore, il giocatore sceglie il Benfica, e eh, no, a me allora così non sta bene, lo devo dire, perché poi sembra no, che Pavlidis, in realtà lui zona, sappi in realtà non era altro che uno specchietto per le allodole, ma in realtà Sartori non c'era. John Duran, un'invenzione giornalistica e il Bologna non c'era perché altrimenti il Cobra Fiducia Sartori l'avrebbe preso. Adesso spunta Dall'Inga. Dall'Inga si farà. Allora era lui il numero uno che voleva Fiducia Sartori. Se non si farà, un'altra butata giornalistica. Ma poi io dico: il tempo ci dirà poi la verità. Perché se saranno veramente prese le opzioni A, B e, o C, o D o Z, lo scopriremo in fretta dal nome stesso. Perché è una società. Che fa l'Europa, che fa la Champions League. Quest'anno io mi aspetto anche dei nomi importanti, lo svelo e ve lo dico. Non posso pensare che il Bologna possa fare un calciomercato sui generis di quello degli anni scorsi. Cioè, non posso pensare che i terzini si possano prendere tra l'Austria, la Norvegia e l'Olanda. Non posso pensare che la punta della, di, 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 di diamante del Bologna, uscito Zirk possa essere un giocatore. Che magari l'Europa manco, manco, manco l'ha fatta, come si parla. Un altro giocatore di cui si narra gioca in Belgio che ha fatto una 20-25 gol. Mi sembra, ed è però in assenza di coppe, cioè non ha mai giocato l'Europa. Lo stesso Dall'Inga si sì, è fatto, mi sembra, l'Europa League. Vado a memoria, potrebbe essere l'Europa League, la Conference League. Ma è comunque un giocatore comunque, che se l'ha fatta, l'ha fatto una sola stagione. Ed è un giocatore comunque che sarebbe una presa una presa scommessa, poi per carità uno dice se abbiamo gli osservatori e il dirigente buono le scommesse si vincono quasi sempre, va bene, ci sta e, e io sono ottimista, questo io mi fido quasi ciecamente di Sartori, però ecco Sartori deve, deve secondo me far vedere quest'estate quest di fare anche un mercato come lui lo conosce, ma anche un po' differente, perché noi quest'anno dobbiamo consolidarci, non dobbiamo andare a prendere qualcosa, noi l'abbiamo preso qualcosa, allora necessita uno step. Uno step successivo. Quindi io mi aspetto anche che il monte ingaggi, ad esempio, si alzerà e non si abbasserà. Mi aspetto che eh, lo stipendio, quindi meglio dei giocatori si alzerà. Mi aspetto che si aprirà a qualcosa di più da dare al tetto massimo ad un giocatore e non più quello che era stato stabilito lo scorso anno, perché se si fanno degli step, bisogna aumentare questi step. Allora, io mi aspetto che verranno presi delle opzioni A e non delle opzioni B, C, D, E, perché altrimenti il mercato e eh, il Bologna che si verrà a costruire parte. Zoppetto. Poi eh, tornando a Zixè, perché poi in realtà volevo parlare di Zixè e poi mi sono, mi sono addentrato in altro. Eh, adesso sembrava no, che Zixè fosse prossimo a sposare il progetto del Milan e Zixè, a quanto si sapeva, l'aveva anche sposato. Ma sembra che a mettere i bastoni fra la ruote tutto, sia la gente di Zixè che a Job Chan e anche lo zampino di giunto lì ci dovrebbe essere, perché chi eh, ha chiede alla Milan una commissione vicina ai 15 milioni di euro, il Milan sembrava essersi spinto un po' meno sotto la soglia dei 10, il procuratore di Zilkzee non ci sente, ma sembra che appunto di mezzo si sia inserita la Juventus, dov'è che voglia arrivare? Voglio arrivare che quando tratti questi grandi calciatori, quando incominci a trattare i giocatori che Appunto, vanno oltre no, il livello basso, anche il livello 1, 2, ma ti spinge al livello 10, no, che riguarda quelli dei campionissimi. Magari qua parliamo ancora di livello 7, 8. Dai, ma quando ti avvicini al tetto no, dei giocatori forti ti devi anche rendere conto che, visto il calcio in cui si vive oggi, bisogna fare anche. Eh, Bisogna fare anche tra virgolette conto dei procuratori che hanno certuni giocatori, e ovviamente i procuratori per i giocatori forti chiedono delle, delle commissioni. Allora bisogna anche capire una cosa: che una società, una società anche qua è forte se le commissioni non le dà, o è forte se le commissioni poi le dà trovando l'accordo con il calciatore anche qua non è ben chiara quale possa essere la soluzione ma la soluzione c'è quando si hanno le risposte cioè zigzag dove andrà secondo me è forte la società che alla fine della fine riuscirà ad ottenere quello che era il suo pallino A il suo obiettivo A ed è qua che voglio arrivare e questo vale per le squadre come Milan, Inter e Juve ma deve valere anche per le squadre come il Bologna se il Bologna non entra nell'ottica delle idee di fare ulteriori step, il Bologna rimarrà con le idee di fare il mercato del passato senza rendersi conto che bisogna aggiornarle a quelle del presente futuro. Cioè, il Bologna ha raggiunto adesso uno status che è invidiabile. Il Bologna gioca la Champions League. Il Bologna, dunque, adesso deve anche saper attirare a sé dei giocatori che solamente l'anno scorso, due anni fa, per noi erano impensabili. Non so se avete capito dove voglio arrivare. Bisogna andare a prendere i giocatori forti. I giocatori forti, ragazzi, sono i giocatori che le coppe le conoscono, le hanno già giocate. Sono quei giocatori che tu, quando senti il nome, non ti chiedi ma chi è, aspetta che devo andare a cercare su Transfer market, la carriera e poi rimani un attimo basito perché dici: boh, questo qui ha giocato nel Toulouse, ha fatto sì 16 gol, qualche assist, eh, poi però rimani lì. Ah però no, vabbè, c'è Sartori che avrà visto giusto, allora noi ci rincuriamo pensando c'è Sartori che avrà visto giusto. Ma a me va bene anche questo. Però bisogna anche andarsi a leggere dei giocatori che quando li leggi dice ah, che questo, questo è forte e sappiamo che è forte. E sappiamo che questo qui darà sicuramente un plus alla squadra. Se noi non si entri in quest'ottica, noi saremo sempre una terna scommessa e come terna scommessa si possono fare le stagioni se si becca... Tutte le scommesse parco giocatori e allenatore, cosa tutta da verificare con italiano, ok? Ma insomma, eh, ti rendi tu stesso conto che se non vuoi essere appunto tacciabile di aver preso qualche abbaglio, devi anche prendere dei giocatori che scommesse non sono, cioè giocatori sicuri, cioè andare a fare un mercato che ti possa dare comunque una, una certa garanzia di riuscita. E questa attenzione. Non essere disfattisti, non essere pessimisti, essere dei tifosi che cercano di sviluppare dei ragionamenti. Ragazzi, viviamo in un mondo dove ci stanno dicendo praticamente di smettere i ragionamenti. Bisogna ragionare. Ragionare non significa essere dei disfattisti, dei complottisti o dei rompicoglioni, significa sviluppare un pensiero. Poi si verificherà, si verificherà B, si verificherà C, lo scopriremo assieme. Noi a, oggi parliamo, come sempre ci tengo a dire, a secondo del periodo storico in cui siamo. Siamo a giugno, metà, e parliamo da metà giugno, ok? Se no si chiude il canale e se lo si riapre al primo di settembre, perché il primo di settembre sarà la data dove sicuramente sapremo che cosa si è preso. Ma a me, visto che il canale... L'ho aperto e mi piace raccontare a voi le mie impressioni, mi piace anche svilupparle nel suo decorso, ok? Sviluppandolo nel suo decorso vuol dire, visto che io non sono un giornalista e non vengo pagato da nessuno per dare delle buttate giornalistiche, io parlo di come voi, quando leggete i giornali, le sensazioni che ho quando leggo il giornale. Molto semplice. E vi venga a raccontare quello che secondo me è la mia opinione. Tutto qua. Carissimi, vi saluto. Iscrizione, condivisione, mi piacciono. Campanaccio pastorale sempre attivo e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchierà alla barra.